Parliamo ora di infanzia da un punto di vista che non viene trattato spesso, ovvero quello della povertà che esiste anche in Italia. Nostro ospite qui in studio, Giuseppe Aquino, regista di un docufilm che si intitola appunto L'altra infanzia. Benvenuto, grazie per essere con noi. Grazie, buonasera. Allora, è stato presentato all'ultimo Festival di Cannes. Ci parla innanzitutto della sua ricerca. Quanti sono i bambini che in Italia vivono in famiglie disagiate dal punto di vista economico? In totale 3 milioni e 600 mila bambini, circa il 34% dei minori che vivono in Italia, residenti, divisi in due categorie, in quella della povertà assoluta, e ne sono circa 1 milione e 300 mila, e quella della povertà relativa, che ne sono circa 2 milioni e 300 mila, per un totale di 3 milioni e 600 mila, sì. Ecco, quali sono i problemi più urgenti che affrontano queste famiglie? Tutto quello che serve ad avere uno stile di vita dignitoso, il cibo anche. In Italia abbiamo tantissime mense caritatevoli, religiose e laiche, frequentate da tantissimi italiani, questi della nuova povertà, ma quello che abbiamo focalizzato è che i bambini, quando vanno a queste mense, si devono adeguare chiaramente a quello che c'è, al cibo per gli adulti. E quindi questo non va bene, perché il bambino ha bisogno di un regime alimentare specifico da bambino. Ecco, ci racconti come è nato questo docufilm, come è stato sviluppato e poi perché la scelta del docufilm? Sì, allora io nel 2017 ho festeggiato 30 anni di carriera da sceneggiatore e da regista, e chi fa il mio mestiere amandolo desidera sempre realizzare opere sociali e utili per il prossimo, per la società. In questo caso ho avuto questa occasione l'anno scorso, e quindi l'ho scritto, diretto e prodotto per sensibilizzare un pubblico, anche quello più attento, e l'opinione pubblica e anche le istituzioni governative, che fanno tantissimo, ma bisognerebbe fare qualcosa in più adesso. Occorre un ulteriore, diciamo, impulso e sensibilizzazione su Sì. questi temi. Sì, dobbiamo tutti cercare di fare qualcosa in più, perché chi vive la povertà, gli italiani che vivono la povertà sono molto dignitosi già di loro, e quindi vivono con sofferenza questa cosa come se fosse una vergogna, e non la espongono agli altri. Questo genera tantissime preoccupazioni. Oltretutto è un fenomeno che negli ultimi anni è aumentato. È aumentato tantissimo, addirittura dal 2005 al 2018 del doppio, al Raddoppiato. 2017, Grazie allora Giuseppe Aquino, regista del docufilm L'altra infanzia, presentato all'ultimo Festival di Cannes. Grazie per essere stato con noi. sì. Grazie, grazie Ancora buon a lei, pomeriggio. grazie. È stato dato il via ad una nuova missione di esplorazione su Marte, nome deciso.